Ciao a tutti dalla vostra Lallix, eccomi qua con un nuovo video, un video a cui tengo molto, tengo particolarmente perché andremo a vedere assieme una meraviglia, anzi due meraviglie, l'Etrus di Natale di Dior, due Etrus veramente spettacolari e bellissime. Generalmente vi vengono consegnate dentro questa bellissima mini shopper. Bella anche la shopper, devo dire. Io sono proprio innamorata di questo brand. Qualsiasi cosa veda con scritto Dior sopra, devo dire, mi fa impazzire già a prescindere. Perché per me vince già a mani basse tutti i prodotti che ho provato fino ad ora: make up, skincare, trattamenti corpo. Devo dire che mi sono trovata benissimo, ma soprattutto sono attratta dai meravigliosi colori del make up. E anche dei colori, sì, dei pack, soprattutto delle confezioni. Andiamo a vedere le meravigliose Trousse di quest'anno. Io da anni compro le Trousse natalizie perché come qualità-prezzo sono sicuramente buonissimi anche tutti gli altri prodotti. Infatti devo dire che compro sempre anche i prodotti durante l'anno, magari andremo a fare qualche video con i prodotti, anche quelli delle linee, diciamo, che vengono commercializzate durante tutto l'anno, ma queste di Natale, cosa devo dire, le adoro, è proprio per me il non plus ultra, proprio una roba spettacolare. Mi dà proprio quella sensazione di Natale, la magia del Natale. Infatti questi sono i miei due regali di Natale. Questi poi andrò a rimpacchettarli e a metterli sotto l'albero. Sono i regali che mi fanno a me per Natale, quindi i miei due regalini natalizi, e vado a mostrarveli in anticipo perché è un peccato mostrarveli dopo Natale, magari poi rischiate di non trovarli più. Invece così fate in tempo, secondo me, ancora ad acquistarli. Io li ho acquistati nella profumeria vicino a casa mia e è già un paio di settimane che le ho acquistate, però non riuscivo a trovare il tempo per fare questo video. Andiamo a vedere insieme queste trousse spettacolari. Anche il pack della scatola è un pack lusso, una scatolina proprio bella, diversa dagli scorsi anni. Io ho ancora anche quelle degli scorsi anni e di alcune ho anche la scatolina. Magari in un video, magari pillole dal passato, possiamo chiamarlo così, andiamo a vedere anche le trousse, quelle natalizie, ma degli scorsi anni. Sono proprio una fan di queste trousse qua, le amo da morire, me le faccio appunto regalare come regalino di Natale e a volte me la sono anche autocomprata, quindi l'ho avuta doppia. Questo è il kit viso che ha anche i rossetti. Come potete vedere, già quando tirate fuori la confezione, è una confezione extra lusso. Vi faccio vedere anche così la confezione e dietro vi mostra i prodotti che ci sono all'interno. E questa è la scatolina. Bellissima anche la scatola. La confezione lusso con questa custodia di velluto bellissima e un pennellino nello scompartino nascosto. Un pennellino particolare quest'anno. Hanno messo, aspettate che andiamo a guardarlo subito, un pennellino con la scritta, praticamente ha la scritta davanti, però è anche pieghevole. Voi lo potete usare così per sfumare il blush sulle guance, oppure per andare a fare una definizione più precisa potete andare a piegare, non so se si vede, piegare così il pennellino in modo da avere un pennellino più pieno. Diciamo che questa è una chicca nuova dei pennellini Dior. Bellissima, sono proprio felice di aver trovato un pennellino di tipo diverso, diciamo, da quelli che ho. Sono piccolini, però devo dire che sono pratici. E sapete che io sono una fan anche dei pennellini piccoli, sono comodi da portare in vacanza. Se no, diciamo che tutto l'anno sono comodi i pennelli quelli grandi. Poi vi farò vedere la mia collezione di pennelli anche di Dior. Togliamo la nostra bellissima trousse che si presenta così, con un pack spettacolare, una meraviglia. Adoro veramente la capacità che hanno
di creare queste truce natalizie, dando sempre un senso di Natale, ma mai replicando ciò che hanno fatto nell'anno precedente. Questa si va ad aprire in questo modo. Si apre con la parte metallica, poi è un po' calamitata, ed ecco qua la meraviglia. Beh, che dire, stupenda. Specchio grandissimo, che io però di solito faccio un po' fatica con gli specchi delle trousse, uso sempre uno specchio di quelle, diciamo, quelli grandi da trucco, un po' più professionali. Questa comunque è un bello specchio, lo potete utilizzare appoggiandolo così. All'interno potete vedere che ci sono degli ombrettini, a me sono piaciuti tantissimo perché sono sui toni del marrone, sapete che io prediligo i marroni, quindi felicissima di aver comprato questa trousse con all'interno questi colori. Poi c'è una polvere illuminante, due blush e quattro rossettini. Ve li faccio vedere. Gli applicatori per l'ombretto, che sono sempre comodissimi. Andiamo a estrarre gli applicatori. Troviamo l'applicatore, quello più piccino e quello un po' più grande. Uno per andare a disegnare, a definire meglio l'ombretto, e poi abbiamo questi qua che sono i pennellini per il rossettino più piccini, e questo qua è il pennellino un po' più grande per stendere appunto la tinta, l'ombrettino, e questo qua è il pennellino per stendere il nostro illuminante e il blush. Quindi per l'illuminante si potrà usare anche piegato, secondo me, per un effetto un po' più definito, andare ad illuminare una zona precisa. Tra l'altro le polveri illuminanti di Dior sono spettacolari, io mi sono trovata bene, vanno proprio a dare quella luce di cui abbiamo bisogno. Ecco qua, bellissima. Vi faccio vedere anche la seconda. Andiamo anche a fare però lo swatch degli ombrettini sulla mano. Allora, così vediamo, questo è il primo marrone, quasi un tortora. È un peccato quasi usarle perché sono talmente belle che c'è il disegno qua su ogni ombrettino. Io sto andando a fare lo swatch di questo sulla mia mano. Ecco qua, questo è un bellissimo tortora. Poi c'è un beige un po' più chiaro. Proprio da base, eccolo qua, non so se si vede. Poi c'è uno più chiaro per andare ad illuminare la parte dell'arcata sopraccigliare. Io di solito lo uso qua per fare un po' di punto luce, oppure all'interno dell'occhio. Poi ognuno prova le combinazioni che più gli piacciono. Diciamo che con questi 5 viene fuori un bel make up occhi. Con questo bel marrone potete anche fare uno smokey eyes. Andiamo a provarlo qua, eccolo, un bel marrone deciso. E il colore centrale è un meraviglioso dorato, bello, per andare anche a fare proprio il punto luce ancora più deciso. Non so se si vede, è molto difficile far vedere questi colori sulla mano perché sono molto naturali. Questo qua mi sa che non si vede, proprio un glitterino gold, molto neanche leggero, però è molto naturale, sulla mia pelle si vede appena, bellissimo. Ecco qua, poi andremo a fare, mi pulisco un attimo, andremo a fare qualche trucco sicuramente su di me per provare questa palettina e andremo a vedere il risultato sul mio viso, ma sicuramente sarà, cioè, spettacolare. Io adesso indosso una e la palettina natalizia dell'anno scorso sui miei occhi e sulle labbra indosso una matita di Dior e sulle unghie indosso uno smalto rosso di Dior, questo qua che mi fa molto Natale, bello questo qua, io adoro questo smalto e per fortuna un anno dopo mi pare che abbiano fatto una roba molto simile, questo non è di quest'anno. Però sì, verso il periodo di Natale questo qua mi piace e lo uso spesso. Ovviamente non li consumo avendone proprio una collezione grandissima, non vado a consumarli, non riesco a terminare gli smalti.
però lo strauso e diciamo che devo dire una cosa, da un anno all'altro non l'ho trovato rovinato, l'avevo usato l'anno scorso, forse l'avevo indossato uno o due volte e non l'ho trovato rovinato, anzi il liquido era perfetto, sono andata a stenderlo con due passate di prodotto e è andato ad asciugare senza nessun problema. Vi faccio vedere anche la seconda palettina col pack uguale all'altra e dietro trovate la foto dell'interno della palette. Questa non ha la custodia in velluto. A differenza dell'altra, vedete, questa è la grande e questa è la piccola. Io, essendo innamorata di queste trousse, non riesco mai a scegliere quale delle due e quindi di solito me le faccio regalare tutte e due perché sono veramente carine. La prima si va a aprire spostando questa parte metallica che va a fare come un fermo di sicurezza, invece questa è solo una barra attaccata, incollata. Si deve andare ad aprire così, è sempre calamitata, ma la barra di ferro è incollata nella parte superiore. Ecco qua, ve la faccio vedere, è veramente stupenda. Mi tocca dire, tutti gli anni sono belle, non ho mai trovato una palette natalizia che non mi sia piaciuta, soprattutto perché tendono sempre a fare i colori un po' naturali, quindi colori che io amo di più sui mattoni del marrone. Ho cercato di pulirmi un attimo, quindi possiamo andare a fare lo swatch anche di questa palettina. Abbiamo un super dorato bellissimo, un colore naturale. Andiamo a fare lo swatch degli ombretti sulla mia mano. Il primo di questi ombrettini è un bellissimo dorato. Ecco, questo è il primo, il dorato. Questo. Dopo abbiamo un beige molto caldo che si vede appena appena, perfetto da usare come base. Dopo abbiamo un marrone deciso, bellissimo, eccolo qua. Da sfumare, secondo me è un incanto. E poi abbiamo un marrone molto caldo ma più chiaro, quasi un tortora. Andiamo a fare lo swatch. Ecco, questo è il tortora. E poi c'è un color, quasi un color ruggine secondo me, che è veramente bello, non vedo l'ora di provarlo. Eccolo qua, spettacolare. Vi faccio vedere la trousse e di fianco un po', insomma, ho fatto un po' meglio che riuscivo. Ecco qua gli swatch dei colori. Questo è il ruggine che vi dicevo prima, secondo me questo colore è veramente bello, merita anche gli altri, però questo è un colore un po' diverso dal solito da provare. Ne avevano fatto uno della collezione estiva che ho di quella edizione limitata che ho comprato e mi è piaciuto veramente tanto, l'ho proprio strausato, bellissimo. Niente da dire, proprio sempre Dior è sempre il top con questi prodotti, non deludono mai, sono proprio belle le trousse natalizie. Andiamo a rimettere, è quasi un peccato usarle perché come vedete adesso si vede che è stata toccata e quindi si è cancellata un po' la scritta Dior, però sono belle, ma che dobbiamo fare? Dobbiamo anche utilizzarle. Se no, bisogna utilizzarle perché è un peccato tenerle là. Però sono belle, ecco, una bella coccola da regalarsi e da farsi regalare per Natale. Io adesso queste andrò a metterle sotto l'albero e cercherò di trattenermi e non utilizzarle fino a dopo Natale. Dopodiché penso che vi farò il video, se non resisto e le utilizzo prima vi faccio anche il video, per forza. Allora, con questa chicca, come vedete io sono proprio un amante dei prodotti Dior, anche alle mie spalle, qua vicino al nostro amico Paul, potete vedere delle cosettine di Dior che nel tempo ho amato comprare e collezionare.
Quindi diciamo che con questo video abbiamo terminato, se no io vi faccio dei video lunghissimi che non finiscono più. Comunque con questo super video con le trousse extra lusso di Dior vi saluto, è tutto per ora dalla vostra Lallix e ci vediamo al prossimo video. Un bacio dalla vostra Lallix. Ciao.